quello a cui ci ha condotto la ricerca empirica ed è stato il risultato non del deliberato intento di dimostrare empiricamente una verità già data per scontata, ma il processo è stato esattamente di segno opposto. Cioè noi a un certo punto della nostra ricerca pragmatica ci siamo trovati tra le mani questa evidenza, cioè l'evidenza di un meccanismo neurale di risonanza motoria in neuroni specchio. Questo dato empirico non poteva non innescare una serie di interrogativi relativi alla rilevanza della dimensione, prima di tutto interpersonale, e secondariamente, ma in modo non meno importante, della dimensione della corporeità nella costituzione della sfera intersoggettiva della condizione umana. Allora, quando tu hai un dato empirico che ti segnala come ci sono dei meccanismi cablati nel nostro cervello, poi poco importa capire come questi meccanismi si siano evoluti, se sono innati, se sono plastici o in qualche modo, lasciamo per il momento da parte questa problematica. Il fatto che nel nostro cervello ci sia questa evidenza di un meccanismo che lega in qualche modo chi guarda a chi fa, a quel punto un modo utile di procedere è cercare di capire se nel passato questa tematica dell'intersoggettività è stata affrontata, declinata, studiata, mettendo al centro della relazione interpersonale la dimensione incarnata dell'esperienza. E fortunatamente non è che dobbiamo inventare tutto da zero, cioè, c'è una tradizione culturale, filosofica e psicopatologica che ti dà queste coordinate. Allora, il punto qual è? Vogliamo fare del giustificazionismo, cioè usare le neuroscienze per dire aveva ragione Merleau-Ponty, aveva visto giusto Husserl, aveva capito tutto Binswanger? No, non si tratta di questo. Il problema è che questa tradizione di pensiero ti dà delle coordinate che ti consentono in prima battuta, forse, dico io, di evitare di porti delle domande fuorvianti, cioè consentono allo scienziato, al neuroscienziato, di procedere forse chiedendo le domande giuste. Perché, come cercavo di dire oggi, c'è un po' questo mito che la scienza, la finalità principale della scienza è dare delle risposte. Questo è vero. Ma il problema è risposte a quali domande? E anche rimanendo all'interno della galassia delle neuroscienze, le domande che le neuroscienze si pongono possono essere molto diverse. E quindi a seconda della diversità delle domande che le neuroscienze pongono al cervello, tu puoi in qualche modo ottenere delle domande che ti danno un'immagine del cervello e quindi dell'uomo che possono essere le più antitetiche possibili, diversissime. Quindi se io studio la sinapsi o se studio i canali del calcio che consentono a una cellula nervosa di rispondere in un modo o nell'altro, forse questo sfondo, questa cornice teorica è meno rilevante, il che non significa che tu comunque non devi fare i conti con l'epistemologia. Questo è un problema fondamentale per chiunque si occupi di scienze indipendentemente dall'oggetto della sua ricerca. Ma se la tua ricerca ti porta a fare delle domande che attengono al dominio della relazione interpersonale, dell'intersoggettività, dobbiamo sapere di cosa stiamo parlando. E allora, se dobbiamo sapere di cosa stiamo parlando, io credo che le neuroscienze possano utilizzare in un modo molto fruttuoso un dialogo con discipline come la psicopatologia fenomenologica o la fenomenologia tout court, che su queste tematiche ragionano da quasi 100 anni. Anche qui conta molto come si parte, perché
come dicevamo oggi, non c'è una psichiatria, così come non c'è un corpus uniforme che chiamiamo neuroscienze. Ci sono vari modi di interpretare il discorso psichiatrico, ci sono vari modi di utilizzare la metodologia tipica delle neuroscienze. Allora, se lo scopo della psichiatria è quello di dare, prima di tutto, delle risposte di cura all'altro quando l'altro si trova in una condizione di disagio, allora noi dobbiamo partire dall'esperienza. Prima ancora di tracciare una nosografia a punti e quindi sulla base del risultato di quella nosografia a punti dare la pillola rossa per il quadro A, la pillola gialla per il quadro B, supposto che esistano pillole rosse e gialle che in qualche modo sono specifiche per quadri che ancora una volta la cui specificità mi sembra ancora oggi sia abbastanza discussa. Le neuroscienze oggi con il loro approccio hanno la possibilità di affrontare queste tematiche cercando di smontare la complessità, cioè cercando di decostruire un qualche cosa che è integrato, perché io non ho diciamo l'uomo che sente delle sensazioni, poi ho un uomo che si emoziona e un uomo che agisce. Io ho un uomo che agendo sente emozionandosi. Cioè, il concetto della persona è un concetto olistico, il che non significa che a fini di affinare le nostre conoscenze, che ci devono comunque ricondurre a questo a quest'unità integrata che è l'individuo, la persona umana, non possa essere particolarmente utile in questo percorso di avvicinamento per approssimazioni, di decostruire questa complessità subunità, subcomponenti più facilmente studiabili con l'approccio quantitativo della scienza empirica. Allora io posso decidere artificialmente di estrarre da questo unicum olistico una dimensione agentiva, una dimensione somatosensoriale, una dimensione emozionale affettiva e cercare inizialmente di studiarle isolandole l'una dall'altra, avendo presente che però quello che io sto facendo è una semplificazione che non mi dà la verità finale, ma che mi dà delle verità parziali che mi aiutano a, riconfigurando il mosaico, descrivere quella complessità utilizzando un linguaggio di descrizione che è tipicamente riduzionistico, cioè subpersonale. Questo può essere utile per due ordini di motivi. Primo, perché attivando questo circolo virtuoso di cui parlava Ballerini oggi, mi può consentire di arricchire il mio livello di descrizione personale. Secondo, perché può anche forse consentirmi di dire, nel mio livello di descrizione personale ci sono degli aspetti che in realtà sono tali solo perché ho delle parole che utilizzo per descriverli, ma che non sono necessariamente un qualche cosa di tangibile, sono un prodotto della costitutività ontologica linguistica del linguaggio. Noi di fatto abbiamo deciso di affrontare anche il tema delle emozioni perché avendo scoperto i neuroni specchio nel dominio dell'azione ci è venuto quasi subito il dubbio che in realtà noi avessimo in qualche modo identificato la punta di un iceberg molto più corposo e tutto da scoprire, e quindi abbiamo deciso di studiare la possibilità di rilevare analoghi meccanismi anche nel dominio delle emozioni. E quindi in questo caso siamo partiti da un'emozione molto particolare, che è quella del disgusto, e abbiamo dimostrato come vi sono delle aree nel nostro cervello che si attivano ugualmente all'esperienza di questa emozione, il disgusto, ma anche all'osservazione dell'espressione di quella stessa emozione quando guardiamo il volto di una persona disgustata. Ovviamente la sovrapposizione non è mai totale, perché sennò noi in qualche modo ci perderemmo nel vissuto emozionale dell'altro. Empatizzare non vuol dire farsi contagiare,
dall'emozione altrui. Quando io vedo il volto atteggiato a disgusto dell'altro, riconosco che prova disgusto, ma io non provo necessariamente lo stesso tipo di emozione. Lo stesso, se vedo una persona arrabbiata, è più facile che io provi paura piuttosto che io provi la stessa emozione. Il problema è capire come faccio a riconoscere quel contenuto emozionale vedendo semplicemente il movimento, la contrazione di una serie di muscoli. L'idea è che si possa comunque arrivare a categorizzare l'emozione dell'altro seguendo dei percorsi molto diversi, e di fatto, se uno si prende la briga di leggere quello che scrivono pazienti Asperger o autistici a elevato funzionamento, loro ti dicono: io ho imparato a categorizzare un volto atteggiato in un certo modo come un volto che esprime un certo tipo di emozione. Ma arrivano a questa conoscenza attraverso un percorso che è puramente teoretico, non risuonano, non hanno i correlati che gli consentono di risuonare con quell'emozione. Risuonare non significa condividere necessariamente i contenuti fenomenici dello stato emozionale provato dall'altro, significa automaticamente riconoscere quella configurazione comportamentale come qualche cosa che esprime un qualcosa che io conosco perché l'ho provato e che quindi sono in grado di mappare automaticamente. Poi, l'azione non è che è sempre segregata dal dominio emozionale, perché io posso bussare alla porta in modo timido, in modo arrabbiato. Quindi quello che noi stiamo cercando di vedere, iniettando la dimensione affettiva nell'azione, una cosa ancora che non è chiara, capire fino a che punto anche il semplice meccanismo di risonanza motoria è permeabile a questa modulazione affettiva, e quindi già all'interno del sistema motorio c'è una sensibilità a un agire altrui che manifesta un contenuto emozionale più o meno diverso. Quindi questo potrebbe essere già una delle componenti che all'interno di questa complessità mi permette di riconoscere un'azione fatta da una persona che prova timidezza, paura, imbarazzo, animosità, affermazione di sé, delirio di onnipotenza e così via. Questo ovviamente si associa a altre parti del cervello che di quel contenuto che noi, perché il problema è sempre questo, cioè noi pensiamo che nella misura in cui abbiamo una parola che connota uno stato emozionale, gioia, rabbia, disgusto, a questa parola debba corrispondere necessariamente un unicum, cioè un'unità monolitica. Poi, se sono un riduzionista, dico: ecco, la paura è nell'amigdala, il disgusto è nell'insula anteriore, la rabbia è vattela pesca dov'è. In realtà la parola, questo è la potenza del linguaggio, ma al tempo stesso il rischio di farsi fuorviare da questa potenza linguistica. Quella parola in realtà mi consente di identificare in pochi fonemi una galassia di stati corporei che vengono mappati simultaneamente, verosimilmente, con il concorso di circuiti cerebrali che possono essere anche molto diversi, anche se verosimilmente agiscono in qualche modo coordinandosi e in modo concertato. Quindi un aspetto è quello dell'influenza affettiva sull'azione che stiamo studiando, un altro sono i correlati viscero-motori, cioè quelle parti del cervello che in qualche modo connettono il nostro rapporto con la realtà esterna, quindi il volto emozionato di chi mi sta di fronte, con la mia corporeità, cioè col modo con cui io traguardo quell'evento esterno sul mio corpo, quindi il controllo del sistema nervoso autonomo, la regolazione della frequenza cardiaca, della pressione, tutti gli aspetti, diciamo, viscero-motorio autonomici che avvengono nel nostro cervello. E questa è un'altra dimensione su cui noi possiamo portare lo studio dell'affettività. Alla fine è possibile che arriviamo alla conclusione che non c'è un unicum che io chiamo tristezza o che chiamo gioia, che mappa uno a uno in un'area del cervello, che è quello che temono coloro che dicono: non possiamo affidarci ai neuroscienziati se vogliamo capire l'affettività, ma dando per scontato che il neuroscienziato debba per forza necessariamente volere tradurre la complessità della galassia degli affetti in una mappa isomorfo uno a uno che mappa
quell'affetto come tale in una manciata di neuroni. Ma questo, vorrei essere anche un po' critico, dipende anche da una scarsissima conoscenza del mondo neuroscientifico da parte di altri ambiti disciplinari, perché è chiaro che è sempre abbastanza in qualche modo autoconsolatorio dire ma certo, ma la complessità della condizione umana è assolutamente irriducibile all'attività di pochi neuroni. Vabbè, ma questo lo sanno anche i neuroscienziati, cioè ne siamo perfettamente consapevoli. Un neurone non ha emozioni, non ha intenzioni, non ha scopi, non ha affetti, non si spaventa, non è orgoglioso. Un neurone del mondo conosce, tra virgolette, oltretutto, una manciata di ioni, sodio, calcio, potassio, cloro, e l'individuo che prova emozioni, che ha scopi, ha speranze e prova angosce. Il che non significa, come io credo fermamente, che non è solo un arricchimento. Ecco, questo è il punto. Cioè, cosa aggiungono le neuroscienze a quello che noi sappiamo dopo 2000 anni nel mondo occidentale di tradizione filosofica e un 150 anni di pensiero psichiatrico? È semplicemente una ciliegina sulla torta che ci consente di dire: e poi a livello cerebrale succedono queste cose che ci autoconfermano quello che avevamo già capito semplicemente chiudendo gli occhi e pensando a che cos'è l'uomo. No, io credo che ci sia qualcosa di molto di più che le neuroscienze oggi possono mettere sul piatto. Cioè, partendo dalle premesse da cui siamo partiti nella nostra conversazione, cioè che il punto di partenza e il punto di arrivo deve essere sempre il livello personale di descrizione, possono rimettere in discussione concetti psicopatologici, nosografici o filosofici che molti ritengono si possano dare tranquillamente per scontati, ma che verosimilmente non lo sono affatto. Se io penso a come erano le neuroscienze quando ho iniziato da studente di medicina a occuparmene alla fine degli anni 70, 1979, e come sono le neuroscienze oggi, in un'epoca in cui nei laboratori non esisteva il computer, la risonanza magnetica funzionale non si sapeva nemmeno cosa fosse, e quindi tutto era demandato alla registrazione dei neuroni o all'elettroencefalografia, e vediamo che cosa è successo in questi 30 anni, io non ho dubbi che le neuroscienze, in particolare le neuroscienze cognitive, rappresentino oggi lo strumento più potente di indagine, che ha la potenzialità di consentire di creare farmaci sempre più mirati e che danno le risposte giuste alle domande giuste. Il problema è che parallelamente le neuroscienze consentono forse anche di chiarire come certe relazioni che si davano per scontate tra certe entità nosografiche e certi quadri di neurotrasmissione sono stati utilissimi, perché hanno consentito di dare delle risposte cliniche immediate al disagio psichico degli individui, ma che forse ancora oggi sembrano forse troppo grossolane. Io credo che uno degli obiettivi futuri, non so quanto futuribile, ma possa essere quello addirittura di concepire delle terapie neurofarmacologiche tagliate su misura sulla personalità specifica dell'individuo che esprime quel particolare disagio psichico. Perché noi ovviamente in scienza siamo ovviamente obbligati a ragionare in termini quantitativi. E se dobbiamo ragionare in termini quantitativi, noi dobbiamo avere delle significatività statistiche che a loro volta ci obbligano a fare delle grandi semplificazioni. Nel momento in cui le neuroscienze si sono poste il problema di capire se l'uomo medio che noi studiamo, mettendo nello scanner un campione preso a caso di 20 volontari, che nella gran parte dei casi sono studenti o di medicina o di psicologia, ci dà un quadro esaustivo di che cos'è l'uomo? Beh, la risposta già oggi la possiamo dare è no, perché se ti prendi la briga di caratterizzare meglio i volontari che metti nello scanner, che vai a studiare con gli strumenti delle neuroscienze cognitive, ti accorgi che un certo profilo di personalità, questo lo dimostra uno studio recentissimo
del gruppo di Giampiero Arcero e Bertolino di Bari, dimostra che se tu hai un profilo di personalità di un certo tipo, quando vedi il volto del tuo partner esprimere dolore, attivi certe aree del cervello che sono diverse da quelle che attiva il tuo vicino di casa, che di fronte allo stesso stimolo, che cognitivamente valuta allo stesso modo, lo fa però attivando circuiti cerebrali parzialmente diversi. Questo è un punto fondamentale che è cruciale anche per la messa a punto di nuove generazioni di psicofarmaci. Quindi io credo che, adesso non voglio essere forzatamente ottimista, ma credo che le neuroscienze possano dare un contributo ancora oggi non del tutto immaginabile nello sviluppo anche di questo tipo di approccio al disagio psichico. Detto in termini molto succinti, siccome noi siamo, l'uomo è la creatura linguistica, allora solo partendo da questo primo punto di partenza, per me è inconcepibile non pensare come una modalità di relazione di cura non possa e non debba consistere esattamente in ciò in cui si configura la relazione di cura in un setting psicanalitico o più in generale di tipo psicoterapeutico. Perché cura la parola? Perché il nostro è un mondo linguistico, è anche un mondo linguistico o soprattutto un mondo linguistico in cui quegli affetti, quelle azioni, quei sentimenti, quelle sensazioni di cui parlavamo prima trovano comunque una loro espressione, addirittura talvolta il loro principio di individuazione sono nella misura in cui noi abbiamo delle parole per esprimerle. Allora, da questo punto di vista, indubbiamente io non vedo le neuroscienze come di nuovo una giustificazione obbligata della psicanalisi, perché la psicanalisi, se funziona o non funziona, quello già lo si verifica nella relazione terapeutica tra analista e paziente, ma che in qualche modo traguardare attraverso l'approccio neuroscientifico il cammino terapeutico, documentando come un certo percorso si traduce in una riconfigurazione del mosaico cerebrale, concedimi questa metafora, è sicuramente una possibilità già oggi alla portata e che verosimilmente potrebbe essere sfruttata più di quanto non lo sia. Credo che in generale, per concludere, ci sia la grande necessità da parte di ambiti che convergono sullo stesso oggetto, l'essere umano, non solo di parlarsi di più, ma di approfondire di più reciprocamente i propri linguaggi, i propri gerghi, le proprie letterature. Cioè, bisogna lavorare di più.